Guillermo Mariotto che oggi ha portato una classifica cattivissima, dico bene? Cattiva, i 10 errori più gravi che le star hanno commesso. E abbiamo già visto Rihanna alla 10ª posizione e siamo arrivati alla 9ª posizione. Chi troviamo? Cosa ha fatto? Cosa ha commesso? Sulla 9ª posizione questo tipico vizietto delle star di vestirsi in coppia. Chi sono? Victoria Beckham in total... Wow, belle. Vedi, il problema della scelta dello stesso look maschio e femmina è che uno di loro ci rimette. Però è meglio che almeno uno dei due della coppia stia bene. Pensa se avesse avuto uno ancora più brutto, però vestito di pelle. No, ma è brutto andare in giro così accoppiati. Però forse si amano tanto e vogliono essere uguali in tutto. Ma quanto siete romantiche, dai. Poi l'avete vinto. Ma io sto pensando a Marisa e Filippo, perché voi non lo sapete, ma il marito di Marisa è alto 2 metri e non ha la settima di reggiseno, quindi io mi immagino loro due con lo stesso vestito ti prego. Vesti di cappuccetto rosso e vesti anche lui. Sarebbe un sogno. Ce li fai, per favore. Va bene. Ottava posizione. Dici. Qui c'è una sorpresa. Wow. Guardate prima la foto. Oddio! Aspetta che guardo. No, non sono io. È una ascella, mi confermi? È una ascella famosa, molto, molto famosa. Pluri-Oscar. Amica nostra? Dal pelo non lo capisco chi è, ma io sì, è Julia Roberts. E come facevi a saperlo? Perché lei si dimentica di usare il rasoio. Perché la di Gattara ce n'è una sola. È sì, la ragazzi, Roberts. Ma non è che si dimentica. Quella si è dimenticata per 2 anni di usare il rasoio. Sì. Ha dei peli lunghi così. Però io mi ricordo alta. Di questo lei momento. Lei è tanto alta, li crescono veloce. L'aveva fatto apposta per far parlare, no? È una presa di posizione. No, comunque il pelo divide. Pare che adesso le donne possano tranquillamente portare la loro peluria senza problemi. Va di moda. Senza costrizioni, se uno vuole farlo, perché no? A me è successo nella vita che mi sono dovuta fare crescere i peli di tutto il corpo. Veramente? Sì, tutto il corpo vuol dire che sei un orsetto. Aveva i baffi, le sopracciglia unite, i peli. Perché era un film anni 70 e siccome era un film d'autore non poteva alzare un'ascella e non avere peli. Non era reale, lei fa l'attrice, probabilmente è successa la stessa cosa. E lei è la signora Julia Roberts. Al tuo ragazzo piaceva? A me piaceva. E quindi piaceva anche lui? Sì, Barbara, torna in te, per favore. Vedi? Ma sì, infatti, conoscendo Barbara, deve essere stato il tuo Vietnam. Cioè, tu con i peli addosso. Brava Barbara, allora appello per tutti. Bravo, Mortier, prenditene uno. Appello per tutti. Andiamo avanti. Ah, qui c'è una sorpresina. Vi ho portato un accessorio che userete tutta questa Pasqua. È la cosa ideale per voi altre. La Pasqua è passata, Guglielmo. Ma vabbè. Ci hai fatto il regalo? Cos'è? Ma veramente? Sì. Uno per ciascuna, tiè. Ma dai, ma che... Questo è l'accessorio numero uno che ma una donna deve indossare. È una cosa del 7º posto della classifica? Ma sono comodi. Sì, è il 7, il mio numero fortunato, ecco perché. Anche il nostro. Pensavo l'8, che dobbiamo far pulire. Grazie. Non so ma cosa... Guarda, le abbiamo già fatte. Potresti fare anche altre cose. Hai un problema? Vuoi essere... Quante chic, la Filippa. Allora, restiamo agguantati. Dai, stupide, su. Allora, mettiamo però che ce ne facciamo. Colore. E guarda da dove viene questo, dalla 7ª posizione. È sbagliare accessorio. Ecco qui l'accessorio. Lady Gaga agli Oscar. Oh! Ma insomma, io guarda, vorrei anche bello. Degli stivali. L'hanno così. Presa in giro, non hai un'idea quanto. Veramente, i social si sono scatenati su di lei con questa storia dei guanti. Perché li portava male, perché erano brutti. Bellissimo. Hanno fatto bene. Andiamo alla 6ª posizione, dai. Ah, queste due sorelline hanno sfregiato il matrimonio del secolo. Addirittura sfregiato. Sì, le figlie di Sarah Ferguson. Beatrice. Guarda. Te ricordi. Si sono presentate così al matrimonio di Kate. Come le sorellastre. Come le sorellastre di Cenerentole, dai. Sì. Identiche. Però loro sono così identiche.
loro sono così dentro. Ma è vero. Oh, non posso loro ridere. Sono così. Ma tu le vedi? Così sono vestite per il matrimonio. Posso le vedi ridere quella cosa. Insomma, come le sorellastre, non si va al matrimonio. No, povere, però io le capisco un po', perché vediamo, sono goffe e meno belle delle parenti più famose e quindi cercano di distogliere l'attenzione riportandola su di sé. Lo so perché lo faccio spesso anch'io. Andiamo alla quinta posizione. Giulia Salemi a Venezia. Già capito. No. Abbastanza depilata per poterlo portare. Ma in realtà immagina, non lo era neanche, perché ho visto le foto da vicino. No, sì. Doveva anche passare un attimo. Allora lo vedi che il pello va. Però ragazzi, ragazzi, non voglio immaginare Julia Roberts con quel vestito. Cioè sarebbe troppo anche per la me. La amazzonica. Diventerebbero dei pantaloni automaticamente. Però è riuscita nel suo... Dei pasamontagna. Dei pantaloni di flanella addosso a Julia Roberts. È riuscita comunque nel suo intento di apparire su tutte le riviste, su tutti, insomma, siti. Non so quanto fosse contenta la sua mammina. Mammina, non so, ma se lei ha messo quell'abito sapeva il risultato sicuramente. Ma la pubblicità ha un senso, ha una logica per una carriera, no? Beh, noi ne stiamo parlando, quindi forse sì, ma carriera, non bene. Una carriera, no. Al quarto posto c'è un problemino di piedi. Ah, oh, sì? E i piedi sono una cosa importantissima. Sono lo specchio dell'anima, ma possiamo no. dire. Però... Ma di chi sono queste ditina? Ma il dolore, ti voglio dire. Ma chi anche. È? Il dolore è il dolore di chi ti guarda. È doppio. Qua dietro di me. Sì. Ho un indizio. Fa la cubista, perché questa è proprio la malattia delle cubiste. È cubista questa star? Chi è? Ragazzi, proprio una delle più raffinate star di Hollywood. Chi? Chi è? Julianne Moore. Ah. Non ci posso credere. No, vabbè. No, sul red carpet no. Oddio, poveraccia, il dolore. Però ha la faccia di quella che li fa male. Guarda l'espressione, l'espressione di quella che li fa male. Sì. Oh, però le scarpe sono da cubista, perché delle scarpe argentate con un plateau così sono un po' da cubista. Sì, lo so, lo so. Però... Saliamo sul podio degli orrori e degli errori. Terzo posto. Al terzo posto... Almeno che tuo marito non sia un cannibale, non ti vesti come Lady Gaga, vestita tutta di bistecche. Ah, sì. Sì. Una gioia per gli occhi. Vestita da bistecca. È tutta carne quella sì, roba sì. lì. Ma perché è tutta carne? Carne, no, carne, no, no. carne, carne viva. Vera. Carne... Cioè avresti Manzo. Potuto fare una grigliata. Sì. Sì. Cioè cosa no. che se ti incontra un cane sei finita. Ma perché è un vecchio adagio quello che agli uomini piace vedere un po' di carne. Sì. Allora lei. Ma non è che ha sbagliato da color carne e lei non ha sentito colore. Sono terrorizzata di scoprire la seconda e la prima posizione, visti gli abiti orrendi che abbiamo visto finora. Partiamo dalla seconda. È un gruppetto di famiglia. Ah! Kardashian! Kardashian! La Kardashian, per farsi notare, è in bella incinta, si è vestita da divano. Eh sì. Beh, importante poi la scelta del divano, il poltrone doveva sederti, ovviamente. Sì, sì, guarda come sì. il web l'ha presa in giro poi, alla fine. E il web ci ha dedicato parecchie pagine. Tutto l'arredamento di casa. Guarda che me l'ho detto io, è sparita. Mimetico, è camaleontico. E a proposito, diciamo, non king ma di queen, ci sarà una regina di questa classifica degli errori? Questa è la reginetta degli errori, però per modo di dire, perché lei è matta di suo. Vediamo chi è. La cantante islandese Björk. Me lo ricordo, vestita da cigno, non vestita, un cigno addosso, proprio, è con bellissima. Tutto in testa. È bellissima. Stupenda. Ma non è che adesso ci mettiamo il cigno al collo, però Björk no, sì, se la può permettere, Björk, è un'installazione, Björk, veramente un'installazione, un'opera d'arte. Brava, sì, sì, sì. Io me lo vorrei mettere sempre il cigno al collo perché sono i miei animali preferiti. Mi avvicino al cigno nella speranza che, come nei cartoni animati, faccia il cuore per darmi un bacino e mi si avvoltoli attorno al collo e il cigno mi fa così.
Perché questa è proprio la cosa più gentile che un cigno può farti nella vita, davvero. Io l'avevo pensata in un altro modo, però va bene. Grazie, Guglielmo. Riesci sempre a essere molto tenero. Senti, dimmi. Se c'è una cosa che io amo nella mia vita, sono le donne che commettono sbagli. Oh! Perché quelle perfette sono iose! Bravo! Oh.